La Costituzione italiana è la più bella e lungimirante al mondo. Il primo articolo sancisce quanto di più importante vi sia nel nostro paese. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo. La Costituzione viene costantemente violata in quanto non vi sono misure attuative. I politici negli ultimi 20 anni hanno pensato a farsi i propri sporchi interessi. Non si sono creati i presupposti per attuare la Costituzione ed ora pare evidente che l'Italia sia una dittatura morbida e silenziosa fondata sulla disoccupazione. Il popolo non ha alcuna sovranità, non viene rappresentato nelle istituzioni, i cui posti sono occupati da degli impostori della politica, mangia pane a tradimento il cui costo si riversa sulla società. I politici di fatto sono dei parassiti con un costo troppo alto. Per troppo tempo, politici senza scrupoli si sono fatti i propri interessi indossando una maschera di falsità, e ora gli italiani si sono trovati affamati, senza un lavoro, e i loro diritti costituzionali sono stati calpestati. Oltre a questo, stiamo assistendo ad una immigrazione selvaggia. L'articolo 3 della Costituzione sancisce pari dignità e diritti ai cittadini, ma i cittadini di fatto si vedono calpestato il proprio diritto ad avere una casa, una famiglia, un lavoro a favore degli immigrati che giungono copiosi in Italia pretendendo i diritti che l'articolo 3 della Costituzione riserva ai cittadini pur non essendo questi cittadini italiani. Casa e lavoro viene data prevalentemente agli stranieri premeditando di farli divenire cittadini italiani in modo che il loro voto vada a sostenere la casta di impostori che sta togliendo sovranità al popolo italiano. L'articolo 3 della Costituzione è molto chiaro, viene garantita pari dignità sociale, e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione eccetera. Solo i cittadini, gli altri di fatto non essendo cittadini, non possono ambire a rubare il lavoro agli italiani con pratiche di dumping sul costo della manodopera, non possono pretendere che una volta giunti in Italia venga garantito loro un alloggio, con tutti i problemi che hanno milioni di cittadini italiani in difficoltà. L'Italia deve garantire agli italiani quanto sancito dalla Costituzione, gli altri sono comunque benvenuti ma come ospiti. Porca vacca.